Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo l'unboxing di un altro prodotto molto molto interessante, anche questo made in Italy, e non perdiamo tempo e facciamo subito l'unboxing. Scherzavo ragazzi, ecco il cutter da super professionista. Apriamo velocemente questo pacco. DHSign Colomba Francesco. E voilà. Anche una special key. Questa qua ragazzi è bellissima, è una chiave con 1000 usi. Qui serve per raddrizzare il disco, apri bottiglie e qualche altra cosa che vi lascio in descrizione. Ma veniamo al pezzo clou di oggi. Tadan! Eccolo qui il guida catena della DHSign. Si chiama Agile Flash questo ed è molto molto leggero. L'avevo già in prova in una bici che ho usato quest'inverno e mi era piaciuto molto. E oggi lo proveremo direttamente sul mio enduro e andremo a fare un giro in un posto nuovo dove non sono mai stato, cioè ad Arenzano. Guida catena montato, per adesso userò questo come indicatore, come puntatore. Niente, guida catena montato, secondo me matcha perfettamente con la bici, anche con lo chain è perfetto, l'avevo già potuto testare nella scorsa bici che avevo. Con lo chain va veramente d'accordo, è velocissimo da montare e smontare, quindi nel caso usiate o non usiate lo chain, questo vi tornerà utile perché è facilissimo da montare e smontare. Quindi non ci resta che cambiarci, adesso prendo un po' di roba, quindi ci serviranno maglia, maniche corte perché fa un caldo allucinante, pantaloni, calze ce l'ho già, ginocchiere, zaino che fa anche da paraschiena. Se volete uno studio tour scrivetemelo nei commenti, in realtà non è uno studio tour, è un garage tour, però magari se lo volete scrivetemi nei commenti e magari ne farò uno. E cosa mi manca ancora? Guanti, sono qua nel sacchetto, nel cassetto, casco, scarpe, e direi che ci siamo. Tadam! Pronto a partire, e vi lascio adesso con delle riprese un po' più action. Vi abbiamo risparmiato la salita perché era davvero allucinante. Se non hai l'elettrica. Se non hai l'elettrica. Olga, lui. Quindi adesso facciamo il primo sentiero di giornata. Sto girato. Andiamo. Thank you.
Che palle. Ti servirebbe proprio questo DHSign che ho recensito oggi. Esatto. E poi mi servirebbe proprio quello. Wow!
No! Giro concluso, sono di nuovo a casa dopo 2 ore e mezza, 30 km e circa 1000 di dislivello. I sentieri sono carini ad Arenzano e ne abbiamo fatti 3, di cui quello centrale è sicuramente il più bello. C'ha qualche salto, come avete visto, sponde, è fatto davvero bene dai ragazzi della CP Gang, quindi complimenti a loro. È sicuramente bello che un'altra località, che un'altra città ligure ospiti sentieri per le bici, perché la bici offre davvero tanto e fa scoprire un sacco il territorio che abbiamo, quindi ottimo lavoro, pollice su. E pollice su anche per il mio guida catena nuovo. Nessun problema, la catena non è mai saltata, mai un rumore, quindi promossa a pieni voti. Penso che lo metterò anche sulla bici di discesa, quindi vi lascio il link per il sito di HSign, andatelo a vedere, fanno della roba davvero top. Poi Made in Italy non si batte, ragazzi. E niente, ci vediamo in un altro video e cercherò di portarvi più contenuti, ragazzi. Scusate, ma ho avuto un po' di lavoro da fare per l'università e va bene così. Alla prossima, ciao!